Buon pomeriggio a tutti, a voi sorelle che mi state qui davanti, alle sorelle che stanno seguendo tramite Facebook, ecco, e a tutti gli amici che in questo momento condividono con noi queste briciole di spiritualità sui passi di Monsignor Cognata. Ecco, ci siamo trasferite qui ai piedi di Maria Immacolata, perché oggi è sabato e affidiamo a lei questa nostra meditazione che continuerà sulla via di Monsignor Cognata. Iniziamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, tu donna pellegrina, aiutaci a trovare attraverso la tua parola un nuovo stile di vita che ci permetta di annunciare al mondo di oggi l'amore di Cristo. Abbiamo bisogno di te, Madre dolcissima, per crescere nell'audacia e rimanere umili, per sporcarci le mani nelle piaghe degli uomini e conservare un cuore che sa donarsi senza misura, per puro amore a Dio e ai fratelli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Immacolata, aiuto dei cristiani, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Soffermati un po' sullo spirito di umiltà. Come vedete, abbiamo anche un po' visto che cosa vuol dire, anche alla luce un po' della storia della salvezza, cosa vuol dire anche avere uno spirito di umiltà. E Monsignor Cognata ce lo ha un po' indicato. E soprattutto ci ha dato quei tre fondamenti che sono importanti per comprendere quanto è necessario coltivare quotidianamente quell'atteggiamento di riconoscenza a Dio, perché in fondo essere umili, coltivare la virtù dell'umiltà, vuol dire mettersi con quell'atteggiamento di sottomissione e di riconoscenza della grandezza e della paternità di Dio, e noi, ecco, che siamo figli di questo Padre che ci ama da sempre e per questo ci ha indicato una via di santità, che è il primo gradino, è quello dello spirito di umiltà. E quindi adesso vediamo un po', continuando la riflessione propostaci qui da Monsignor Cognata nel commento al Padre nostro, per completare il quadro di questa virtù e di questo atteggiamento da coltivare come cristiani, come religiosi, come consacrati, in virtù anche di quello che abbiamo ereditato come battezzati. Ecco, qui riprendendo l'argomento, da Dio abbiamo ricevuto la vita, anzi la riceviamo continuamente, perché è l'amore indefettibile del Padre Celeste che ci dà la vita attimo per attimo, coi mezzi necessari per l'attività breve o lunga, nascosta o pubblica, che egli stesso dispone per ciascuno. È chiaro che il Signore ci ha dato anche dei compiti diversi. Ricordate un po' la parabola dei talenti, dove a ognuno viene dato qualcosa di diverso, dei doni da trafficare.
cantare. Però ecco qui, Monsignor Cognata dice che durante questa nostra vita, lunga o breve che sia, pubblica o privata, quindi secondo anche le funzioni a cui siamo chiamate o chiamati, ciascuno ecco, riceve quotidianamente l'aiuto e l'assistenza di questo Padre. Siamo convinti di questo? Siamo convinti che questo Padre ci assiste continuamente, quotidianamente, in questa nostra vita terrena che diventa anche l'itinerario umano, spirituale, religioso di ciascuno di noi? Vediamo cosa ci dice qui Monsignor Cognata. Siamo depositari di talenti che dobbiamo diligentemente trafficare per rendere anche gli interessi alla fine della vita, perché servo cattivo e infedele è colui che sotterra il suo talento nella pigrizia o nello scoraggiamento. Quindi qui è richiamato molto bene il brano in cui il Signore ci racconta quella parabola che vede i talenti. Sarebbe triste che ciascuno di noi non sia consapevole dei talenti intanto che ha ricevuto. Il lavoro che quindi dobbiamo fare è essere convinti che noi siamo ricchi di talenti che Dio ci ha dato, ma che questi talenti non li possiamo conservare come ha fatto quel servo che lo ha sotterrato e poi alla fine si è trovato come si è trovato, scacciato via dal padrone, ha fatto una brutta fine. Quindi i talenti che ciascuno di noi ha avuto come dono vanno trafficati. E noi siamo questi depositari di questi doni, il dono che Dio ci ha dato in primis, la vita, e con la vita tutto quello che comporta, un'intelligenza per comprendere, un cuore per amare, delle mani per operare, quindi i piedi per raggiungere chi? I fratelli e le sorelle. Ecco, questo vuol dire aver ricevuto dei talenti. Ma nel momento in cui noi sotterriamo, e qui dice qui Monsignor Cognata, lo sotterriamo per pigrizia. Pigrizia vuol dire non mi va lo spirito di sacrificio, non mi va di sacrificarmi. La pigrizia è questo. Chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare se non ci guadagno? Chi mi porta? Se mi posso risparmiare i sacrifici, meglio. No, la pigrizia è uno dei nemici più forti in cui il diavolo può entrare. Pigrizia e scoraggiamento. Lo diceva anche Don Bosco, nella pigrizia l'ozio è il padre dei vizi, cioè la pigrizia, c'è una pigrizia materiale ma c'è anche una pigrizia spirituale che può essere l'indolenza a lavorare spiritualmente se stessi, quindi andare contro quello che può essere una natura peccaminosa e quindi corrotta, che abbiamo detto già in questi giorni, noi diventiamo pigri, cioè ci addormentiamo. Perché? E quindi come si addormenta il corpo, si addormenta anche lo spirito. Questo solo è un nemico da combattere, che non mi permette di far trafficare quella che è la ricchezza che ho ricevuto. E l'altro punto è lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento che cosa vuol dire? Che non ho fiducia. Pongo la fiducia su me stesso. Non ho posto la fiducia, come dice San Paolo, so in colui che ho confidato, a cui ho dato la mia vita. E quindi se non mi può, chi mi può separare dall'amore di Cristo? Ricordate questo brano di San Paolo.
Ma lo scoraggiamento è la porta al demonio. È la porta al demonio. Perché nello scoraggiamento non c'è la fiducia e l'affidamento e l'atto di abbandono nel Signore che mi sostiene giorno per giorno. Qui dice Monsignor Cognata, quotidianamente, nel mio quotidiano, nel mio vivere quotidiano. Quindi, le due quindi insidie che siamo giornalmente costretti a combattere è questo. La pigrizia la combatti con la generosità, con lo sforzo e l'impegno quotidiano di ascoltare la parola di Dio e di metterla in pratica. E lo scoraggiamento con quell'atto di fiducia e di abbandono, come direbbe Santa Teresina, tra le braccia di mio Padre. Allora la via della santità passa da questo, dal saper trafficare i talenti che il Signore ci ha dato e che a ciascuno ha dato. Nel momento in cui io non traffico i talenti, sono un superbo, perché non ho la capacità di riconoscere la grandezza di Dio e quello che Dio mi ha donato. Quindi non c'è atteggiamento di umiltà. Non c'è atteggiamento di umiltà. L'umile si lascia condurre. L'umile riconosce. Ecco perché, dice qui Monsignor Cognata, ecco perché i santi modelli di umiltà ci sono anche luminosi modelli di un'attività spinta sino ai maggiori ardimenti. Ciascuno di essi ci ripete con Gesù: nulla faccio da me, e il Padre che mi ha mandato nel mio campo di lavoro è con me e non mi lascia solo, perché io faccio sempre ciò che è di suo compiacimento e così gli do gloria. Abbiamo noi questo concetto dell'umiltà? Cioè, qui Monsignor Cognata ci spinge a chiederci: noi veramente siamo disposti a dare tutto per la gloria del Padre, come ha fatto Gesù? E Gesù dice sempre: non sono venuto per me, sono venuto per dare gloria a colui che mi ha mandato. E allora, abbiamo questo concetto di umiltà? Qual è la nostra pratica di umiltà? Qual è la nostra pratica di umiltà? È una delle domande che ci fa, qui ci pone. Ci guardiamo bene non solo da ogni pensiero di superbia, ma anche da ogni senso di scoraggiamento, che è sempre frutto di amor proprio e non di amor di Dio? Questa è la domanda. Non solo per noi qui presenti, ma per tutti quelli che in questo momento state ascoltando e partecipando. Domandiamoci anche noi: come pratichiamo questa umiltà che Gesù ce la indica? Venite a me, che sono mite e umile di cuore. Durante la mia giornata quotidiana mi lascio prendere da questo desiderio di seguire umilmente un cammino che mi porta ad assumere su di me gli stessi atteggiamenti di Cristo, mite e umile di cuore? So andare contro quelli che sono i sentimenti di superbia, di presunzione? E quindi l'amor proprio, il risentimento, lo spirito di rivalsa, l'antagonismo, concorrenza. Noi dovremmo fare il contrario, dover essere quelle persone che come Maria dicono: eccomi, sono la serva del Signore.
si compia in me, e questo si compia in me è il momento per momento, giorno per giorno, durante tutte quelle occasioni che la vita quotidiana, ordinaria, ci offre. Allora seguire i santi significa seguire dei modelli che hanno compreso che la santità si costruisce e si fonda sull'umiltà, certamente non sulla superbia e la presunzione. Segno e alimento dell'umiltà è l'assiduo ringraziamento al Signore per quello che ci ha dato e continuamente ci dà. E cosa ci dà continuamente il Signore? La vita, la fede cristiana con la vita soprannaturale, le molte grazie che sappiamo e le molte più numerose che non sappiamo, i continui atti della misericordia, sempre pronta a perdonarci i peccati, le consolanti gioie, i preziosi e profidi dolori, insomma tutta la infinita carità del nostro Creatore e Salvatore, che si dona a noi come principio e fine della nostra vita, per servirlo, amarlo e goderlo in eterno. Quindi uno degli atteggiamenti caratteristici dell'umile, dice qui Monsignor Cognata, è l'atteggiamento di ringraziamento. Sappiamo noi ringraziare già dal mattino, all'inizio della nostra giornata, avere questo senso di ringraziamento perché mi ha donato la vita, perché mi dà la vita cristiana, per la fede che ho ricevuto, per tutti quegli aiuti, i sacramenti, la Chiesa e tutto quello che momento per momento ricevo. Ho occhi sufficienti per vedere le grazie che quotidianamente e momentaneamente il Signore mi dà? Oppure sono talmente presuntuoso, orgoglioso da reputare tutto mi è dovuto, tutto mi spetta? Qual è la logica che guida la mia giornata e la mia vita? La logica che tutto mi è un diritto? O è anche una logica del grazie, del saper dire grazie, perché Signore tu mi stai dando quello che è la cosa più importante, la vita naturale, la vita soprannaturale. Carissimi, è un passo importante questo, un passo importante per conseguire un cammino di santità, e il cammino di santità lo si ottiene solo e semplicemente percorrendo la strada dell'umiltà e della gratitudine. La gratitudine: nulla mi è stato, è mio, nulla mi appartiene, tutto mi è dato. Allora, se io parto da questo presupposto che nulla mi appartiene, perché tutto mi è stato dato, ecco che io so essere grata, so ringraziare. Quindi la mia giornata ha un colore speciale, il colore del grazie, della gratitudine. E anche nei dolori, anche nelle sofferenze, saper dire grazie. Grazie Signore perché mi dai l'opportunità di condividere con te questo momento di difficoltà, di fatica, di dolore. Quindi un primo e fondamentale atteggiamento di chi è umile è quello della gratitudine, del saper ringraziare. Questo sacro dovere del ringraziamento, dice qui Monsignor Cognata,
e purtroppo facilmente trascurato anche da anime pie, pur essendo l'anima della pietà. Fu invece la pratica continua dei santi, che ebbero sempre nel cuore e sulle labbra l'umile e ardente Deo Gratias. Per chi non conosce il latino, Deo Gratias vuol dire grazie, o mio Dio, grazie, o mio Signore, ti ringrazio, mio Signore. I santi continuamente avevano questa espressione sulle labbra, ma che non si fermava solo sulle labbra, ma era un'espressione di una vita vissuta in gratitudine. Fu invece quindi questa vita dei santi, che ebbero sempre nel cuore e sulle labbra l'umile e ardente Deo Gratias, che come il santo Giuseppe Cottolengo, che l'ha lasciato quale pratica particolare alle sue famiglie religiose, modello di umiltà e di carità nell'eroismo del loro apostolato di preghiera e di sacrificio. Ad imitazione dei santi, quindi per concludere questo primo punto forte dello spirito di umiltà, ecco, Monsignor Cognata ci lascia questo pensiero. Ad imitazione dei santi, direi che più che un pensiero è un'esortazione e ci spinge a degli impegni concreti. Proponiamoci di rendere sempre grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, come San Paolo esortava gli Efesini, dando al nostro spirito di pietà la preziosa delicatezza della gratitudine verso Dio. Sia tutta la nostra vita un inno di ringraziamento al Signore, in spirito di umiltà e di carità, per prepararci all'eterno Deo Gratias del cielo. Quindi l'impegno che in questo momento anche difficile che viviamo, è vero, apriamo i telegiornali, apriamo computer e tutto ci parla di questo coronavirus. E sappiamo guardare anche a questa realtà e l'aspetto anche, non dico positivo perché mi direste folle, però ecco, sappiamo leggere anche in questa prova che stiamo vivendo la nostra incapacità a volte di riconoscere quanto il Signore ci vuole bene, e che quindi anche questa prova ci fa comprendere che non siamo soli. Anche questa gara di solidarietà che stiamo vivendo, e anche questa impossibilità di incontrarsi e di fare una vita normale e ordinaria, come siamo abituati per lo più a vivere, ecco, ci ha sconvolti nel nostro quotidiano. Diciamo anche in questa circostanza grazie, perché dobbiamo saper vedere gli altri aspetti positivi. Lo stare insieme nella famiglia, lo stare insieme nelle comunità religiose, avere il tempo per curare di più la propria vita spirituale, la propria vita familiare, la propria vita che è vero che non è più quella che fino a 15 giorni fa, ma che diventa la vita che si affida totalmente alla bontà e all'amore di Dio e di sua madre Maria, che alle 17:30 pregheremo con l'adorazione e il rosario, perché Maria, la madre nostra, madre dell'umanità, madre della Chiesa, possa sostenere i suoi figli in questo momento di prova. Quindi, carissimi amici, grazie perché mi avete ascoltato, grazie sorelle perché mi avete seguito, e soprattutto seguiamo fortemente gli insegnamenti che il Padre fondatore ci ha dato.
la via dell'umiltà e della gratitudine. Grazie a Dio, grazie a Maria. E quindi uniamoci tutti nell'unico inno di lode a Dio. Deo gratias. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.